Direi che possiamo cominciare. Bene? Salve a tutti, io sono Saverio Werterpeker, coordino questo panel che è intitolato Repressione oltre il confine, rivoluzione e reazione fra Spagna e Italia, 1854-1943. Siamo un gruppo di quattro storici che hanno indagato nel corso delle loro ricerche periodi diversi cronologicamente, però tutti legati sia all'Italia che alla Spagna, quindi abbiamo inserito in questo panel, le nostre conoscenze inserite appunto in questo ambito che parla soprattutto di rivoluzione e di repressione, per evidenziare le similitudini, ma anche le differenze che ci sono state in Spagna e in Italia nel periodo fra 1854, cioè il periodo della Ricalvarada, la rivoluzione liberale del 1854 in Spagna, e il 1943, cioè che è il momento della caduta del fascismo e quindi della fine dei tentativi che fascisti di propagare in Spagna, di fascistizzare il franchismo, di propagare in Spagna, le idee fasciste, e l'abbiamo diviso appunto in questi quattro interventi, uno basato sul periodo del 1855, uno fra 1868 e 1883 e gli altri due, nel periodo fra il 1931 e il 1943. Quindi il periodo della guerra civile spagnola, focalizzandoci appunto, come dicevo, sul tema della rivoluzione, cioè i vari movimenti, i vari tentativi rivoluzionari che ci sono stati soprattutto in Spagna, ma anche in Italia, e come la reazione statale, ma anche la reazione transnazionale, si è trovata ad affrontare e a risolvere le problematiche che da questi movimenti rivoluzionari erano nate in maniera diversa, ma anche simile, in entrambi i paesi. E detto questo, io darei subito la parola a Claudio Grasso, che introduce la prima delle tematiche affrontate. Ci dispiace che uno de dei nostri, uno di noi quattro, Simone Bande, purtroppo non è potuto essere presente. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio gli organizzatori per avermi permesso di essere qui e tutti voi che mi state ascoltando, ovviamente. All'indomani della sanguinosa repressione della Comune di Parigi del 1871, l'Europa fu pervasa da una crescente ondata reazionaria e controrivoluzionaria. Molti parigini apparvero come una manifestazione fenomenologica delle manichinazioni eversive della Prima Internazionale e della sua propugnata rivoluzione sociale. Sebbene tale connessione fosse priva di qualsiasi fondamento, si articolò un vasto network di contatti e intese in funzione antiinternazionalista che coinvolse a vario titolo diversi paesi europei. Tra di essi incontriamo l'Italia e la Spagna, dove il movimento internazionalista, che nel resto d'Europa procedeva ormai a grandi passi verso uno stadio di crisi irreversibile, continuava invece a crescere. È ben noto il forte legame tra l'internazionalismo socialista anarchico italiano e spagnolo, quest'ultimo interpretabile come una diretta filiazione del primo. Sicché non sorprende che alla fine del maggio 1871 uno dei maggiori sostenitori della connessione eversiva comune internazionale Spagna, Mateo Praxedes Sagasta, ministro della governazione, figura di altissimo spicco, di altissimo livello della politica spagnola, di fine 800, è autore di una circolare con annesse istruzioni segrete che aveva l'obiettivo di contrastare, anche con metodi extralegali, il sovversivismo comunardo internazionalista, si incontrasse con il rappresentante diplomatico italiano a Madrid, De Martino. Quest'ultimo teneva costantemente informato a Roma delle misure intraprese dal governo spagnolo per contrastare la sedizione internazionalista e il diffondersi della prima internazionale in territorio iberico. A De Martino Sagasta consegnò copia della sua circolare e in via riservata le allegate istruzioni segrete, autorizzando l'invio di tali documenti al Ministero degli Esteri italiano. Del resto, la legazione italiana a Madrid collaborerà pienamente con l'applicazione delle misure poste in tali documenti. Quando il governatore della provincia di Madrid le richiese di comunicare a tutti i cittadini italiani ivi residenti di presentarsi alla direzione della pubblica sicurezza per il rilascio di un certificato che possiamo dire attestasse la liceità della loro presenza sul suolo spagnolo, come prescritto dal provvedimento su accennato, la rappresentanza diplomatica italiana
collaborò immediatamente, procedette immediatamente in tal senso. Poco dopo la pubblicazione in Italia della legge 294 del 6 luglio 71, che tramite misure quali l'ammonizione, il domicilio coatto, prendeva di mira anche le frange della dissidenza politica di matrice radicale, come gli internazionalisti, il ministro dell'Interno spagnolo comunicava alla nostra legazione come fosse di comune interesse per i due paesi combattere l'internazionale. L'Italia non sembrò rifiutare tali propositi di collaborazione. Nonostante il sostanziale rifiuto di accogliere le proposte formulate dal governo spagnolo, che intanto aveva messo al bando l'internazionale, contenuta nella circolare de Blas del febbraio 72, di una comune azione repressiva di livello transnazionale, sulla falsariga delle precedenti, del cancelliere tedesco Otto von Bismarck, del ministro degli esteri Jules Favre, l'Italia accettava di buon grado lo scambio reciproco di queste informazioni tra i due paesi sulla questione internazionale, della quale riconosceva la pericolosità eversiva. Quindi no a un'azione transnazionale, sì però a uno scambio reciproco di informazioni. Tale canale diplomatico rimase vivace negli anni seguenti e si rafforzò in particolare durante l'escalation terroristica a cavallo tra gli ultimi anni 70 e i primissimi anni 80 dell'Ottocento, quando i diversi attentati che interessarono l'Europa e Russia furono addebitati alla cosiddetta pratica della propaganda col fatto di matrice anarchica. Lo scambio di informazioni tra Italia e Spagna sulle presunte attività e trame cospirative di elementi provenienti dalla frastagliata nebulosa internazionalista, interpretata sempre alla stregua di una strutturata, ramificata organizzazione eversiva, era alimentato dall'attività dei consolati e delle legazioni. Questi, nell'azione di controllo e repressione transnazionale dell'internazionalismo socialista anarchico, furono anche centri di spionaggio, chiamati a gestire schede di informatori, di confidenti. Tale costante passaggio di informazioni si rilevava particolarmente importante, soprattutto in certi frangenti, come ad esempio nel caso delle espulsioni di elementi sospetti di attività eversive. Proprio alla fine del novembre 78, Madrid dette ordine ai governatori delle province spagnole di espellere i socialisti stranieri e di conseguenza ordinò ai consoli di alcune rappresentanze diplomatiche in Europa, tra cui quella di Roma, di non concedere visti a soggetti sospetti di tale appartenenza ideologica. Anche il Regno italiano si era mosso nella stessa direzione e proprio la legazione spagnola a Roma, nell'agosto 79, comunicava a Madrid che il ministro dell'interno italiano aveva optato per l'espulsione di internazionalisti stranieri, avvertendo però il governo spagnolo che le autorità italiane credevano che alcuni di essi si fossero rifugiati in Spagna. I diplomatici dei due paesi potevano poi contare su delle relazioni dirette con le autorità di polizia locali. Per esempio, il rappresentante diplomatico della legazione spagnola a Roma non solo poté discutere di questioni legate a maneggi internazionalisti direttamente con il presidente del Consiglio italiano, il quale sottopose carte del Ministero dell'Interno, delle prefetture di Genova, di Firenze, ma autorizzato dal governo iberico, si mise in relazione diretta con il Ministero della Guerra e con la Questura di Firenze. A detta del diplomatico spagnolo, si trovavano qui, come a Roma, a Napoli, i migliori funzionari della polizia italiana e la polizia fiorentina passò a lui direttamente informazioni e copie di documenti riguardanti internazionalisti. D'altronde, proprio la polizia italiana, che negli anni qui presi in considerazione, stava mettendo a punto un servizio di polizia segreta all'estero. Il servizio si chiamava Servizio di Investigazione e Sorveglianza, era stata lodata dall'ambasciata spagnola a Roma. Anche le autorità diplomatiche italiane intrattenevano relazioni con le autorità di polizia spagnola, anche se non sembra le tenessero in alta considerazione, diciamo, ne avevano grande rispetto. Ad ogni modo, ancor prima degli anni dell'emergenza terroristica anarchica, nell'aprile 74, il console italiano a Barcellona, tra i maggiori centri internazionalisti spagnoli, la Rosa de Fuego veniva chiamata, non ebbe alcuna difficoltà a segnalare un internazionalista italiano giunto a Madrid, alla polizia locale. Proprio attraverso questa serie di relazioni e contatti con il Regno iberico, insieme al Reich tedesco, la Spagna non si limitarono a esprimere il loro disappunto per la grazia concessa a Passanante, reo del tentato omicidio di Umberto I nel novembre 78, ma fecero pressioni diplomatiche affinché Passanante fosse giustiziato. Ora, il funzionamento di questa complessa trama relazionale è particolarmente evidente nelle spire della Fermano Negra. Come
Con tale espressione noi ci riferiamo alla presunta scoperta di una fantomatica società segreta andalusa, al confine tra versione anarchica e delinquenza rurale, la quale servì però come legittimazione per un'imponente campagna repressiva nella bassa Andalusia nei primi anni 80 dell'Ottocento. Tale vasta operazione era tesa a disarticolare l'attività politica e sindacale anarchica e socialista che si stava sviluppando in quest'area, dopo l'uscita dalla clandestinità del movimento internazionista anarchico, dopo l'81. Roma fu informata di quanto stava avvenendo dalla propria legazione a Madrid nel febbraio 83. Dopo tale comunicazione, il ministro degli esteri italiano si consultò con il suo collega dell'interno e quest'ultimo richiese alle autorità diplomatiche in loco di indagare e di riferire a Roma se la Mano Negra avesse affiliati italiani e se fosse in relazioni con similari società in Italia. Inizialmente la legazione italiana e Spagna non rispose nulla sulla questione, non disse nulla. Ma nel marzo 83 il capo di gabinetto della Questura di Firenze, discutendo proprio della Mano Negra e dei movimenti anarchici, riferì al console spagnolo nel capoluogo toscano che si trovava a Barcellona un certo Fortunato Serantoni, internazionalista fiorentino che si era rifugiato l'anno prima a Marsiglia per sfuggire a varie condanne. Recentemente Serantoni era stato detenuto e poi espulso alla Francia e il poliziotto italiano riteneva che egli molto probabilmente si fosse compromesso con la Mano Negra. In effetti Serantoni era un militante piuttosto attivo della galassia internazionalista anarchica italiana. Proprio il questore di Firenze nel 79 lo descriveva come uno tra i maggiori leader dell'internazionalismo fiorentino e lo riteneva un pericoloso e violento subversivo. La legazione italiana di Madrid rispose alla succitata richiesta di Roma solo il 2 aprile dell'83, nel pieno dell'operazione repressiva nella bassa Andalusia che si stava dispiegando sotto l'ombra lugubre della Mano Negra, e riferì di un incontro tenutosi con il sottosegretario di Stato spagnolo Mendes Vigo sulle possibili tracce di questa, come la definiscono, terribile setta al di fuori della Spagna. A tal proposito, il sottosegretario gli lesse proprio il rapporto del console spagnolo a Firenze, che indicava Serantoni come un possibile affiliato alla Mano Negra, e dove si avvertiva che a Barcellona l'internazionalista fiorentino si era messo in contatto con soggetti noti per le loro attività sovversive. In base a tali informazioni, la nostra legazione comunicò a Roma che avrebbe informato il console generale di Barcellona, il quale, in accordo con le autorità locali spagnole, avrebbe messo sotto sorveglianza Serantoni e li avrebbe tenuti aggiornati. Difatti, 10 giorni dopo, il consolato italiano a Barcellona informava a Roma, oltre che del controllo che l'autorità di polizia spagnola stava svolgendo al centro catalano, che sì, qui da gennaio si trovava Serantoni, e anche il governo francese aveva ordinato di sorvegliarlo. Tuttavia, Serantoni era o no un affiliato alla fantomatica Mano Negra? Alla fine dell'aprile 83, il ministro dell'interno italiano riassunse in un suo dispaccio questa vicenda intricata e precisò che soltanto dopo che la stampa aveva cominciato a scrivere della Mano Negra, il questore di Firenze ritenne opportuno segnalare la presenza di Serantoni a Barcellona affinché si esercitasse un'attività di sorveglianza su questi, dato che poteva aver preso contatti con anarchici lì presenti. Inoltre sostenne che non ci fossero elementi che potevano far ritenere Serantoni un affiliato della Mano Negra. Qualche mese dopo, nell'ottobre 83, le autorità spagnole esprimevano alla diplomazia italiana il loro desiderio di un fervente scambio di informazioni tra i due paesi riguardanti appunto le trame sovversive. E anche questa volta Roma rispose che, come fece già in più occasioni, avrebbe continuato a favorire tali scambi. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione e rimango a disposizione per qualunque domanda. Grazie. Grazie Claudio. Io darei immediatamente la parola a Edoardo, a meno che qualcuno non vuole dire qualcosa. Edoardo. Buonasera a tutti. Anche io, diciamo, come prima cosa ci tenevo a ringraziare la Sisco per aver organizzato questo convegno pur fra difficoltà di questi folli mesi che ci stiamo ritrovando a vivere. In particolar modo anche chi si sta occupando di tutto l'aspetto tecnico dei collegamenti, che non è cosa assolutamente semplice. Volevo ringraziare anche il professor Botti per aver accettato di
comunque visionare e di supervisionare il panel, e ovviamente anche Saverio che ha coordinato il gruppo di lavoro del panel. Allora, io nel paper ho cercato di affrontare un aspetto, uno dei tanti aspetti della guerra civile spagnola. La guerra civile spagnola è sicuramente un evento estremamente affascinante e interessante della storia del Novecento, è un conflitto poliedrico che può essere, no, affrontato e studiato dalle angolazioni più differenti. Io ho cercato di soffermarmi sull'intervento italiano dell'Italia fascista, ed in particolar modo su una delle problematiche che il regime fascista si ritrova a dover affrontare nel corso dei 3 anni della guerra civile. È indubbio che per Mussolini, per Ciano e per i gerarchi fascisti la guerra civile spagnola fu vista come una possibilità di mettere in discussione quelli che erano i rapporti di forza nel Mediterraneo occidentale, ma anche come una possibile fonte di pericolo. Nelle ragioni che portarono comunque Mussolini a decidere per l'intervento, un intervento, no, che da un iniziale rifornimento di mezzi di guerra, armi, munizioni, aerei, arriverà poi, no, all'invio di un vero e proprio corpo di spedizione che arriverà a toccare la cifra massima di circa 40.000 uomini, ma parliamo comunque di 80.000 più o meno volontari che furono inviati in Spagna e combatterono in Spagna sotto il comando di ufficiali dell'esercito e della milizia generale per la sicurezza nazionale. Il fascismo, che era uscito allo scoppio della guerra civile da pochi mesi, da poche settimane, dal trionfo che aveva costituito, no, la proclamazione dell'impero dopo il successo nella guerra contro l'Etiopia, e qui il fascismo decide di andare ad intervenire in una guerra civile in terra straniera. Anzi, è proprio l'intervento italiano insieme a quello tedesco, no, che segna il passaggio da un colpo di Stato fondamentalmente fallito, perché intorno al 20-25 luglio le principali città spagnole erano ancora in mano all'esercito, così come anche le regioni, all'esercito fedele alla Repubblica, così come pressoché tutte le regioni industrializzate. Sono proprio gli aiuti italiani e tedeschi che permettono a quella che era un colpo di Stato fallito di trasformarsi in una guerra civile. E l'intervento di Mussolini fa sì che è un intervento, appunto, come detto prima, in una guerra civile straniera, ma allo stesso tempo è anche per l'Italia una guerra civile all'estero. Il fatto che ci siano comunque numerosi italiani, no, qualche migliaio, circa 3.000 italiani, che combattono o arruolati nelle brigate internazionali o addirittura già arruolati nel vero e proprio esercito, nell'unità dell'esercito repubblicano, fa sì che i volontari fascisti, i volontari inquadrati nei reparti fascisti inviati ad aiutare le truppe del generale Franco, si ritrovino in alcune occasioni ad affrontare anche dei traditori italiani. Italiani che o già si trovavano in Spagna oppure no, che accorsero in Spagna a seguito dell'inizio del conflitto. E qui si viene a creare è un discorso estremamente problematico per il fascismo. L'idea che potessero esserci degli italiani che dopo quasi 15 anni di governo fascista avessero ancora la volontà e la forza e percepissero il fascismo come qualcosa che andava combattuto, per Mussolini costituiva un problema, tant'è che si cerca ovviamente di non far arrivare notizie in Italia, e c'è una grande vigilanza da parte dell'apparato repressivo del regime riguardo quello che viene detto in Italia della guerra civile spagnola, e in Spagna viene emesso un ordine chiarissimo da parte di Ciano, e quest'ordine prevede nel febbraio del 37 che mentre i soldati spagnoli repubblicani catturati dalle truppe italiane dovevano essere rispettati, non bisognava procedere a maltrattamenti o a fucilazioni, nel caso di quelli che vengono definiti mercenari internazionali, e si fa esplicito riferimento, anzi dice soprattutto i rinnegati italiani, dovessero essere fucilati sul posto. E qui vediamo, è un aspetto particolare, perché durante il corso del conflitto spagnolo, per lo più le autorità fasciste, tanto da Roma quanto i comandi militari e gli ufficiali presenti in Spagna, cercano di moderare quasi la violenza attuata e la repressione attuata da parte del generale Franco, perché non per chissà quali intenti umanitari, ma semplicemente perché l'interesse del fascismo italiano era di far sì che il conflitto fosse di breve durata. E l'idea era, se i prigionieri vengono fucilati o condannati dopo processi sommari, sarebbe poi mancato, no,
si sarebbe stato reso più difficile il fatto che altri soldati repubblicani potessero arrendersi a fronte di una repressione ancora dura e spietata. Questo non valeva per gli internazionali e per, soprattutto per gli italiani. Per questi non si poteva permettere di usare quanto di velluto, bisognava colpirli duramente perché erano di fatto nemici irreducibili del fascismo e andavano pertanto puniti. Quest'ordine, quell'ordine a cui ho fatto riferimento prima del febbraio del 37, è un ordine che viene sospeso in teoria qualche giorno dopo l'inizio della battaglia di Guadalajara, ma anche qui la sospensione non è motivata da chissà quali ragioni di principio, è semplicemente che il generale Roatta, il comandante in quel momento del corpo truppe volontario, chiede a Ciano come ci si debba comportare con gli italiani e con gli internazionali fatti prigionieri, visto che stanno arrivando notizie di legionari italiani che sono stati presi prigionieri dalle brigate internazionali, e solo per quello viene dato l'ordine di sospendere l'ordine. Però se si vanno a vedere i documenti, in particolar modo della censura, che controlla tutta la posta che viene inviata dai soldati italiani in Spagna all'Italia e dall'Italia ai soldati in Spagna, troviamo traccia per, ripeto, sono le relazioni dell'ufficio statistica di Napoli che si occupa di controllare le missive inviate da e per la Spagna, indirizzate agli uomini del corpo truppe volontarie e ricevute dagli uomini del corpo truppe volontarie. Ci sono dei momenti, in particolar modo a seguito di combattimenti particolarmente violenti, in cui si fa riferimento, e ci sono proprio gli estratti di queste lettere, a come soldati italiani, legionari italiani, si vantino di aver provveduto a fucilare italiani che combattevano per i repubblicani, che erano stati fatti prigionieri. Si parla, no, di come in un caso si fa riferimento a un'espressione in cui la fucilazione è una cura effettuata attraverso piombo nazionale, e si parla della fucilazione di decine di prigionieri, ed è costituisce anche un paradosso, perché questo aspetto, allo stesso tempo, mentre ci sono delle relazioni in cui gerarchi fascisti, militari dell'esercito italiano esprimono e si lamentano comunque della violenza, quasi si esprimono orrore per gli atti di violenza commessi dall'una e dall'altra parte nel corso del conflitto, allo stesso tempo, soprattutto dopo la battaglia di Guadalajara, vengono espresse lamentele, perché il problema è che i soldati italiani non sanno odiare, no? Una riproposizione, si fa proprio riferimento al mito del buon italiano. Il soldato italiano è stato sconfitto a Guadalajara perché? Perché a differenza dei repubblicani non sa odiare il nemico. È troppo buono, non si è ancora riusciti, no, a scrostare dagli anni dell'esperienza liberata all'italiano, frutto degli primi anni del Regno d'Italia, questo orrore. E questo aspetto, queste violenze che comunque vengono commesse, ne abbiamo proprio, no, le testimonianze e riferimenti da parte degli stessi soldati italiani, non sono violenze di cui le autorità fasciste, le autorità d'esercito sono assolutamente a conoscenza. Le trovano nelle relazioni della censura, ma sono anche racconti che sono assolutamente diffusi fra i soldati, e non c'è un provvedimento che venga adottato, e questo rende chiaro come quelle fucilazioni sommarie, soprattutto degli italiani, fossero pienamente nel novero di quello che il fascismo riteneva essere il comportamento corretto e giusto. Abbiamo lo stesso Ciano che addirittura a seguito della conquista di Barcellona riferisce come Mussolini, riferendosi ancora agli italiani antifascisti catturati nel corso della campagna di Catalogna, desse l'ordine di fucilarli tutti perché così non avrebbero potuto raccontare la loro storia. E io, diciamo, nella ricerca che ho fatto nel corso del dottorato, io ho trovato sicuramente una parte dei combattenti italiani antifascisti che lottarono per la Seconda Repubblica riuscì a riparare in Francia. Però, nonostante appunto tutti i soldati italiani fatti, tutti gli antifascisti italiani fatti prigionieri venissero inviati anche dalle autorità franchiste presso il comando del corpo truppe volontarie, io l'unico riferimento che ho trovato a questi italiani fatti prigionieri nel corso di combattimento è una lista di 23 nomi. 23 nomi che a guerra conclusa, perché si deve organizzare l'invio di questi 23, soldati, di questi 23 combattenti antifascisti fatti prigionieri, bisogna organizzare l'invio in Italia a guerra conclusa. Io ho in particolar modo approfondito alcuni di questi 23, circa la metà sono nomi indicati. Io ho provato a ricostruire le vicende di due di questi, che in realtà non furono deferiti al tribunale,
al Tribunale per la Sicurezza dello Stato, ma furono condannati al confine politico. L'ipotesi che personalmente mi sento di avanzare è che in realtà si sia cercato in qualche modo di mantenere un profilo basso, ovvero di non far di non processare pubblicamente questi uomini, proprio per evitare che il loro gesto, un gesto comunque di sfida al regime fascista, a Mussolini e a Mussolini, potesse diventare conoscenza pubblica di tutta l'opinione pubblica italiana. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e cedo la parola a Saverio. Grazie. Grazie a te, Edoardo. Allora, io ho deciso di utilizzare il termine di guerra ibrida per il titolo del mio contributo, che è un termine, diciamo, molto in voga al momento attuale. Credo che sia molto adatto per descrivere l'attitudine fascista nei confronti della Spagna, soprattutto chiaramente della Repubblica Spagnola, quindi fino dal periodo del 1931 fino al 1939, ma anche dopo, perché in questa guerra ibrida è inserita anche una componente coloniale, il tentativo di trasformare la Spagna in un protettorato italiano, sia dal punto di vista economico-militare, sia dal punto di vista ideologico, un protettorato del fascismo. Mussolini prende molto male l'instaurazione della Seconda Repubblica Spagnola. Sono celebri gli aforismi che dedica a questo argomento, che sono stati descritti sia da Sas che da Mortenheimberg. E secondo me un aspetto che a volte è stato trascurato di questi aforismi è che lui emerge al loro interno la critica mussoliniana non solo alla Repubblica, ma anche all'istituzione monarchica, e anche ci sono critiche indirette, anche alla stessa Chiesa Cattolica. La mia opinione è che Mussolini, attaccando anche duramente la monarchia spagnola per non essere stata in grado di difendersi, e anche la Chiesa Cattolica per non essere stata in grado di difenderla, esprime una critica a quelli che sono i contropoteri che rendono più difficoltosa l'instaurazione di un autentico regime totalitario proprio in Italia, perché Mussolini in questo periodo, nel 1931, sceglie di saldare il successo internazionale del fascismo al suo successo interno. Cioè, secondo Mussolini, il XX secolo è il secolo del fascismo, quindi non è né il secolo chiaramente della Repubblica Democratica, ma non è neanche il secolo della monarchia assoluta o della monarchia costituzionale, è il secolo del fascismo, un regime totalitario che per essere veramente totalitario deve vincere anche gli ostacoli di quelli che l'hanno appoggiato. E oltre a queste considerazioni di tipo ideologico, ce ne sono anche di tipo molto più pratico che spiegano l'avversione di Mussolini per la Seconda Repubblica Spagnola. Cioè, il tentativo appunto di cui parlavo prima, che era stato fatto già all'epoca della dittatura di Miguel Primo di Rivera, di trasformare la Spagna in un protettorato, perché Mussolini all'epoca della dittatura, che come era stata, diciamo, per instaurare la dittatura di Primo de Rivera in Spagna, era stato preso l'esempio direttamente dalla marcia su Roma, quindi il rapporto fra il re e il dittatore. E Mussolini, in tutti quegli anni della dittatura, aveva pensato di aver ottenuto dei successi, c'erano stati degli accordi, in verità non particolarmente compromettenti per la Spagna, che però Mussolini pensava di essere riuscito a farla gravitare nella sua orbita. Dopo la instaurazione della Repubblica Democratica in Spagna, Mussolini teme che invece la Spagna possa ricadere nell'orbita francese, anche per l'influenza massonica in entrambi i governi. E tema che questo possa ostacolare nelle ipotesi di una guerra mediterranea i piani mussoliniani di occupare le isole Baleari per tagliare il collegamento fra Algeria e Marsiglia, quindi per tagliare fuori la Francia dal serbatoio di materie prime e di uomini costituito dalle colonie. Terzo motivo di preoccupazione per Mussolini è il fuoriuscitismo italiano. Ovviamente all'epoca della dittatura, sia in Spagna che in Italia, molti fuoriusciti italiani e spagnoli si erano rifugiati in Francia, dove avevano intessuto delle relazioni e avevano stretto degli accordi. E quindi adesso Mussolini nel 1931 teme che questi fuoriusciti possano essere accolti in Spagna e aiutati diciamo, nei loro piani, soprattutto di attentati nei confronti di Mussolini, piani che spesso erano stati, diciamo, esplicitati sia da persone vicine a Giustizia e Libertà, sia dagli anarchici.
Quindi immediatamente Mussolini, già prima addirittura prima dell'installazione della Repubblica, manda un funzionario importantissimo, Santorre Vezzari, era il capo dell'operazione contro gli intellettuali, quello che aveva smantellato l'Organizzazione di Giustizia e Libertà a Torino. Quindi un funzionario molto stimato dal regime, stimato da Bocchini, stimato dal capo della Polizia Politica di Stefano. Venne mandato in Spagna e lui da subito riesce a installare una capillarissima rete di informatori e di fiduciari, non soltanto fra i fuoriusciti italiani, ma anche soprattutto fra personale di pubblica sicurezza spagnolo. Ci sono poliziotti spagnoli, anche di livello medio, anche addirittura qualcuno anche di livello alto, che lavorano per lui. In più, diciamo, questa ostilità di Mussolini, del fascismo per la Repubblica Spagnola, in questo periodo chiaramente è sotto traccia, perché si tratta sempre di uno Stato sovrano che non può essere attaccato direttamente. Tuttavia, il fascismo nel 1932, nel 1934 e soprattutto nel 1936 stipula degli accordi militari con i monarchici spagnoli, cioè con forze eversive che volevano rovesciare la Repubblica per reinstaurare la monarchia, che prevedono l'assistenza militare. Il piano più importante, quello scoperto da Ángel Viñas e del quale si è parlato di meno, è quello del 1 luglio del 1936, che prevede la fornitura addirittura di 43 aerei da guerra. Cioè l'Italia si impegna prima dello scoppio della sollevazione di Franco per aiutare i ribelli e si impegna ad aiutarli con materiale di guerra moderno e potente, già in previsione di una guerra civile. E una volta scoppiata la guerra civile, chiaramente tutte le cautele diplomatiche vengono meno, quindi c'è l'aspetto dell'aggressione, quello manifesto, cioè quello di cui parlava il collega Edoardo, dell'invio di armi, munizioni, di soldati, che è un aspetto che è stato studiato. C'è un aspetto che secondo me è meno conosciuto, che si svolge parallelamente, è il sabotaggio dello sforzo bellico repubblicano. Cioè Mussolini non si, il fascismo non si impegnano soltanto a favore di Franco, ma si impegnano anche contro la Repubblica. E in questo quadro uno degli aspetti secondo me più interessanti è l'attività delle rappresentanze diplomatiche italiane, soprattutto del consolato di Barcellona, perché fra lo scoppio della guerra civile e il riconoscimento del regime di Franco da parte di Mussolini passano 4 mesi, 4 mesi in cui tutte le rappresentanze diplomatiche italiane e spagnole, che sono molto numerose, sono attive. E in questo periodo il console di Barcellona, Carlo Bossi, esplica un'attività veramente febbrile. E ovviamente non si limita soltanto ad evacuare profughi italiani, profughi tedeschi, persone, diciamo, all'assistenza umanitaria di cui spesso si è parlato, ma fornisce anche documentazione e protezione diplomatica a personalità che erano ricercate dalle autorità repubblicane, ricercate sia per motivi ideologici sia per motivi pratici, perché appartenevano alla quinta colonna. Lui patrocina addirittura un ufficio semiclandestino nel porto di Barcellona che si occupa della fabbricazione di documenti falsi, per permettere a agenti franchisti coperti in Catalogna di espatriare in Francia o in Italia. È sempre l'Italia, la nave Tevere, che fa evacuare Josep Blancas, il capo dei separatisti catalani, che sta a Català, viene evacuato da Barcellona dagli italiani e portato a Genova. Poi si trasferisce in Francia e entra al servizio dello spionaggio franchista. E questo dura fino al 21 novembre, quando subito dopo la scoperta del riconoscimento di Franco da parte di Mussolini, l'evacuazione del consolato, c'è la scoperta dell'affare Rebertès, c'è un tentativo di colpo di Stato che era stato ideato proprio dai separatisti catalani per abbattere il governo autonomo catalano, proclamare una pace separata con Franco e eliminare, diciamo, gli antipapaveri, gli antidirigenti anarchici di Barcellona. E guarda caso, in questo piano erano coinvolti proprio alcuni agenti di polizia catalani che lavoravano nell'ufficio passaporti di Barcellona e che erano contemporaneamente al servizio di Santorre Vezzari. Quindi, diciamo, l'attività cospirativa fascista in Spagna è molto più capillare e molto più intensa di quello che si dice solitamente. Ci sono parecchie risultanze archivistiche delle quali mi sto occupando proprio in questo periodo. Ma l'attività fascista non si limita a questo, perché Mussolini e Vezzari hanno al loro servizio alcuni importanti personalità che antifasciste a Barcellona, in realtà lavorano per loro. Possiamo citare Enrico Brighetti, che per un periodo comanda la sezione italiana della colonna Scaso e fornisce tutti i piani di guerra, ovviamente, al fascismo. Quindi il fascismo è sempre informato di tutte le attività militari italiane a Barcellona. C'è Tamborini, c'è Carletti. Adesso, diciamo, non ho il tempo di
di parlare uno per uno. Comunque sono personaggi molto importanti e svolgono una funzione anche di raccordo fra le autorità fasciste e quelle franchiste. In Francia, che è crocevia, diciamo, dello spionaggio in questo periodo, c'è una quadrangolazione fra i servizi di spionaggio franchisti, quelli italiani fascisti, quelli nazionalisti catalani che in molti casi collaborano con Franco e anche con l'OSARN, cioè la Cagoule, i fascisti francesi che su ordine del SIM italiano uccidono poi Carlo Rosselli e hanno l'ordine di uccidere anche Ernesto Bonomini, che è un altro antifascista italiano legato alla Spagna perché per parecchi mesi svolge delle funzioni nel Dipartimento di Investigazione della CNT e si occupa del controllo della frontiera di Portbou. Il SIM italiano di Santo Emanuele di Roberto Navale, su ordine di Galeazzo Ciano, mette in atto una vera e propria campagna di sabotaggio militare che vuole bloccare completamente i rifornimenti che, già di per sé sono scarsi, che transitano dalla Francia alla Spagna. Quindi mette una vera e propria campagna terroristica, esplosioni, bombe sui viadotti ferroviari, tunnel, vagoni, e c'è anche un tentativo, un altro aspetto che vorrei sottolineare, è un tentativo di guerra batteriologica, perché si cerca di contaminare per radio alimentari diretta a Barcellona per far scoppiare un'epidemia. Il fascismo non si ferma davanti a nulla pur di sabotare lo sforzo bellico della Spagna repubblicana. E tutto ciò fino alla definitiva caduta della Repubblica nel 1939. Tuttavia il fascismo subisce anche degli scacchi. Lo scacco più importante, secondo me, è il mancato mantenimento di una base militare a Mallorca. La prima mossa militare che fa il fascismo nel 1936 è far occupare l'isola di Mallorca, approfittando del fatto che le forze repubblicane l'hanno attaccata. Manda le truppe, manda proprio delle autorità civili, manda il Conte Rossi, diciamo, tutti argomenti di cui si è occupato il collega Edoardo. Tutta perché sono fondamentali, addirittura Mussolini, nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo, che contemporanea al riconoscimento del regime di Franco, dichiara apertamente che le Baleari sono il nostro possesso. E tuttavia è costretto, da un accordo diplomatico con il Regno Unito, a restituirle a Franco senza mantenere una presenza militare significativa al termine della guerra. Ha un altro scacco che subisce il fascismo, è quello nel tentativo di fascistizzare la Spagna. Ci sono varie missioni in questo senso. Farinacci, che è uno dei gerarchi, diciamo, più in vista, viene mandato più di una volta in Spagna e non a caso è accompagnato da Santorre Vezzari, che svolge anche delle attività economiche in collaborazione con Carlo Del Re, diciamo, lui era anche un imprenditore. Tuttavia questo viaggio non ha successo, non ha molto successo neanche il viaggio di Ciano dopo la vittoria del 1939, quindi i tentativi fascisti, diciamo, di creare una succursale ideologica in Spagna non hanno successo, sia per la debolezza intrinseca del regime, sia perché Franco non è interessato, lui tarpa le ali alla Falange attraverso l'unificazione con i Requetes, e è interessato soprattutto al suo potere personale, e dopo lo scoppio della guerra chiaramente si appoggia soprattutto ai tedeschi perché percepisce la debolezza e anche, diciamo, il velleitarismo italiano nei suoi tentativi. Succede quello che è successo anche in tanti paesi dell'est, in cui movimenti fascisti originariamente finanziati e armati dall'Italia, poi con lo scoppio della guerra si appoggiano sempre di più alla Germania, perché l'Italia non è in grado di sostenere le sue ambizioni imperiali, né dal punto di vista economico né dal punto di vista militare. E qui mi fermerei. È concluso, Saverio? Sì. Ah, va bene. Io ho detto qui mi fermerei, forse l'ho detto a bassa voce. Ah, no, l'importante è che ci siamo capiti. Allora, va bene, buonasera a tutti anche da parte mia. Io non ho preso degli appunti, ma ho evidenziato alcuni passaggi nei public paper e adesso ho aggiunto alcune... E ho preso alcuni appunti adesso ascoltando le vostre esposizioni. Intanto voglio dire che mi rendo conto della difficoltà che è usuale, diciamo, in questi nei panel come questo, di mettere assieme, diciamo, ricerche, percorsi individuali di ricerca, no? Per cui è chiaro che in un panel come questo, che
va dal 1855 al 1943, in quattro relazioni le maglie sono molto larghe, no? Diciamo, è difficile stare su un asse di coerenza rigorosa, per esempio, adesso non è presente, ma tanto, come dire, abbiamo detto che abbiamo dato la possibilità di registrare. A me sembra che l'intervento di Simone Bande sia un po' fuori asse rispetto agli altri tre, no? Perché il discorso della repressione io non lo trovo neanche giustificato dal fatto che lui parte dicendo che esistono anche i centri di potere. Diciamo, lo trovo poco, ripeto, poco in asse con l'impianto del panel, con le altre relazioni. Per quello che riguarda l'intervento di Claudio Grassi, lo trovo molto, molto interessante, però mi vengono subito, adesso Edoardo e Saverio, che hanno avuto la disgrazia di avermi come discussant anche l'anno scorso, lo sanno che, diciamo, per me è un punto di riferimento, cioè un punto sul quale insisto, no? Cioè l'impressione che dai, Claudio, è che prima di te ci sia il deserto su queste cose. Allora, diciamo, dei riferimenti alla storiografia, per dire che la storiografia ha detto questo, io ho scoperto quest'altro, secondo me è l'approccio corretto per l'intervento, no? Così come anche qui avevate dovuto fare dei testi, degli abstract molto, come dire, molto concentrati, perché c'era un numero di battute, no? Però, diciamo, qualche riferimento alle fonti che Edoardo fa, anche se in modo criptico, o Saverio in modo esplicito, invece nel tuo testo, Claudio, non c'è niente, no? Cioè, voglio dire, in quali archivi, da quali archivi vengono fuori queste cose, no? Che tu studi e che, diciamo, hanno un fondamento, perché è evidente che da queste vostre relazioni, diciamo, l'internazionale repressiva degli stati, diciamo, lascia pochi margini di dubbio sul fatto che esiste, no? E quindi all'internazionalismo anarchico e socialista o comunardo, diciamo, si contrappone un altro internazionalismo, tra virgolette, ben più strutturato, ben più efficace. Così come un'altra cosa, Claudio, che mi viene da osservare, è che l'arco cronologico è quello che va dal 1868 al 1883. Allora, in questo arco cronologico, dal 71 al 73 c'è un re che è Amedeo I di Savoia, che gli spagnoli si divertono, lo chiamano il re effimero, no? Allora la domanda è, ma voglio dire, questa novità, l'irruzione di un Savoia, come modifica e se modifica questi rapporti tra la polizia italiana e la polizia spagnola? O, diciamo, se non li modifica, andrebbe detto, perché renderebbe ancora più effimero il regno di Amedeo di Savoia, no? Edoardo, io conosco le cose, ho ascoltato anche negli ultimi cantieri, ripeto, voi avete avuto la sfortuna di avermi come discassa anche nella versione precedente, speriamo che nella terza ti tocchi qualcun altro. No. Allora, io condivido molto l'impianto di Edoardo, no? Edoardo si muove, diciamo, su una pista storiografica, quella che ha aperto Ismael Sass, quella ha dato un grosso contributo a Javier Rodrigo, Martin Heiberg, Morten Heiberg, che è quella, diciamo, che ha messo in discussione, e io credo giustamente, diciamo, quello che era stato uno dei primi approcci storiografici, che è quello di Coverdale, e poi ripreso molto, molto da De Felice, no? Io sono abbastanza in sintonia con questa impostazione, cioè con l'impostazione
di Edoardo, nel sottolineare il carattere fascista della guerra, nel sottolineare che c'è un progetto egemonico del fascismo e da tutta una serie di spunti e di fonti credo che si possa sostenere che ci sia anche un progetto di fascistizzazione della Spagna che si sta costruendo nel campo franchista, no? Ecco, tu hai parlato, non ho particolari osservazioni da fare, guardi, solo una curiosità, visto che hai parlato dei 23 prigionieri che vengono in Italia e che poi hanno, come dire, hanno una gran fortuna, perché sembra che la regola sia quella, diciamo, o li fucilate sul posto, ma se poi devono ritornare in Italia è meglio, come dire, che la punizione sia sotto traccia, che non diventi pretesto per propaganda antifascista, no? Mi sembra di capire questo il senso che dicevi. Però sarebbe importante avere altri numeri, cioè sarebbe interessante come dire, dare i numeri, nel senso non di dar fuori di matto, ma vedere se è possibile quantificare questo atteggiamento repressivo da parte del corpo truppe volontarie che seguiva degli ordini che venivano dall'Italia nei riguardi del nemico, quando questo nemico era rappresentato da combattenti antifascisti antifascisti delle brigate internazionali, no? E penso che sia molto difficile, perché se avessi avuto dei numeri li avresti detti, no? Evidentemente, però magari dire qualcosa sulle piste che si possono percorrere di ricerca per provare a quantificare questa realtà. Anche con l'intervento di Saverio, io sono sostanzialmente d'accordo nell'impianto. Saverio fa riferimento alla storiografia, per lui di riferimento, ma di riferimento anche per questo tipo d'approccio. Ho un paio di commenti, di osservazioni e di domande, no? Intanto non mi è molto chiaro cosa qui intenda per guerra ibrida. Questa è la prima cosa che ti chiederei di chiarirmi e di chiarire a chi ci segue, no? Vuol dire una guerra articolata? Cioè, da quello che io leggo, dalla spiegazione che dai nel testo, io capisco che intendi una guerra articolata che si muove in più campi allo stesso tempo, no? Esatto, un'aggressione che riguarda l'aspetto militare, quello diplomatico, quello politico, quello cospirativo, anche quello terroristico. Cioè, un insieme, diciamo, un'aggressione che si articola non, diciamo, nella maniera classica dell'attacco militare, cioè non soltanto nella maniera classica dell'attacco militare, ma anche, diciamo, con trame eversive interne, diciamo tutto un vasto spiegamento di mezzi. Per questo è un termine che si usa molto a giorno d'oggi, quando nel Medio Oriente, conflitti, diciamo, quando si cerca di sovvertire le strutture statali di un paese. Venezuela, si possono fare vari esempi, senza ovviamente attaccarlo direttamente per motivi, diciamo, di diplomazia internazionale, di opportunità. Ho capito. Che si adatti all'approccio fascista nei confronti della Spagna del periodo. Ho capito, d'accordo. Poi un'altra osservazione riguarda l'espressione che tu usi di protettorato. Secondo me è troppo forte, anche perché è connotata dal punto di vista giuridico, storico. I protettorati sono un'altra cosa. Qui c'è una, come dire, una. Intanto c'è un atteggiamento di superiorità rispetto agli spagnoli, che questo è sempre sotto traccia, e intanto viene fuori, in tutta la conduzione della guerra viene fuori. E gli spagnoli, che non sono fessi, se ne accorgono, per cui c'è, come voi sapete benissimo, c'è un atteggiamento anche di risentimento e di ostilità nei riguardi del corpo truppe volontarie. Proprio per questo atteggiamento di sborfoneria, no? Di superiorità, che diciamo, non è presente solo
nelle truppe viene anche dall'altro, no? Quindi Mussolini, Ciano, eccetera, ne danno diverse, varie volte testimonianze. Quindi, diciamo, più che protettorato, lo scioglierei, insomma, questa parola con questo ragionamento che sto facendo. Poi trovo molto interessante, volevo chiederti se è possibile sviluppare, nel senso che ci stai lavorando, questa figura di Santorre Mizzari, va bene? Perché mi sembra una figura interessante. E poi invece ti volevo dire che quando parli del console italiano Bossi, Carlo Bossi, tu lo spieghi così, la sua, oh mamma mia, aspetta che lo cerco. Ecco, Carlo Bossi, fu veramente frenetica l'attività del console, le volte essenzialmente ad assicurare le evacuazioni non solamente di tutti i connazionali che ne avvertissero l'esigenza, bensì anche di centinaia di cittadini spagnoli che, per le loro sintonie destrorse o per ragioni meno confessabili, si sentivano minacciati da un coinvolgimento politico che aveva sancito la momentanea preponderanza delle forze anarco-sindacalista. Allora, non vedo, come dire, rappresentata un gruppo sociale, diciamo così, che viene messo in salvo grazie all'attività del console, che è quello del clero, perché molti dei preti, anche il cardinale Vidal Imbarakén riesce ad arrivare in Italia con l'aiuto del console, no? E allora, diciamo, un po' è troppo light la formula che tu usi, non è che si sentissero minacciati in questo caso, è che vengono ammazzati, no? Sì, e quindi terrei presente anche questo aspetto. Non mi pare di aver... Ah sì, e poi è molto interessante, diciamo, io non l'ho approfondito, so che esiste, ma è molto interessante questo... diciamo, questa liaison che, per quanto temporanea, che si stabilisce tra il nazionalismo catalano e il fascismo, no? Perché, voglio dire, tu parli di Dencas è uno di Schiera Repubblicana di Catalogna, no? E quindi, diciamo, la componente più indipendentista, no? E questo credo anche sia un aspetto meritevole di essere ripreso e studiato. Ecco, io non avrei altre riflessioni, altre considerazioni da fare. Sì, vorrei, diciamo, replicare a questi vari suggerimenti, però credo che sia meglio cominciare da Grasso, magari, visto che io sono stato l'ultimo. Vorrei anche spezzare una lancia a favore del collega Grasso. È stato il più bravo a limitare il suo intervento al numero di battute. Io sono stato il peggiore. Quindi, diciamo, ho inserito alcuni nomi di alcuni storici, diciamo, anche perché sono andato un po' fuori dimensione. Grasso è stato più preciso e quindi ha dovuto lasciare fuori qualcosa. Allora, Saverio, ti sorprenderò. Scusa, Claudio, capisci che qui il clima, diciamo, è tranquillo, no? E ti sorprenderà che spezzo una lancia a tuo favore, Saverio, perché qui non si tratta del tempo impiegato nella discussione, qui si tratta di nomi o non nomi che compaiono nel testo. No, ma io mi riferivo proprio al testo. Il testo scritto, cioè lui è stato è più breve, perché lui è stato, diciamo, quello che è riuscito a contenerlo nel numero delle battute. Marrendo. Io innanzitutto ringrazio il professore Botti per le sue attente critiche, che sono assolutamente necessarie. Per quanto infatti riguarda il riferimento agli archivi, c'è stato nel nostro gruppo una lacre discussione su mettere, che cosa mettere, se fare un apparato note, perché nel mio caso i documenti che utilizzo sono di tanti archivi diversi che ho cercato di mettere insieme. Perché? Perché queste triangolazioni, questi rapporti, queste intese coinvolgono tanti attori diversi, quindi avrei dovuto veramente mettere tantissimi riferimenti.
Sicuramente alcuni documenti io diciamo già li ho usati per altri articoli, quindi insomma si trovano per esempio nel mio articolo sulla circolare Sagaz de Blas, che è uscito su Spagna Contemporanea, si trovano, ma anche in altri lavori. Però ovviamente, come lei faceva notare, è chiaro che c'è bisogno diciamo di capire da dove e perché, anche perché la provenienza da un archivio o un altro dice molto su che cosa, sulla questione. Per quanto riguarda il riferimento alla storiografia, a parte il problema sempre di spazio in abstract e nel testo, c'è un problema in realtà che è molto grosso, nel senso che se si è scritto tantissimo, forse troppo, sull'internazionale, sulla prima internazionale in Italia, in Europa, in Spagna, in Francia, in Germania, in qualunque paese, in qualunque regione, poi in Spagna c'è un profluvio di pubblicazioni sull'anarchismo valenziano, o gallego, o andaluso, o catalano, c'è davvero una bibliografia strabordante, che lei poi, professore, conosce molto bene anche, abbastanza, e abbiamo anche discusso. Sull'internazionale, su come quella che chiamava Romano l'internazionale delle forze della creazione, la chiamava così Romano decenni e decenni fa, e non c'è. E abbiamo Jensen, The Battle Against Anarchist Terrorism, a un livello internazionale. In Spagna, a parte il libro di Angel Herrin López, Anarchia, Dinamita e Rivoluzione Sociale, e alcuni riferimenti che Eduardo González Calleja fa in alcuni suoi libri, Non c'è molto. In Italia, a parte il libro di Erika Diemons, A morte il tiranno, Pietro Bunello, Storie anarchiche, non c'è, cioè non c'è stata, secondo me, forse mi sbaglierò, una forte attenzione alla repressione del movimento anarchico e soprattutto ad analizzare questo network repressivo che io poi nella mia tesi di dottorato ho cercato di ricostruire, ma che necessiterebbe di uno studio molto più approfondito, molto più grande, perché nel libro di Jensen, The Battle Against Anarchist Terrorism, c'è una grande riflessione storiografica, ma i riferimenti archivistici sono pochissimi. E invece, secondo me, quindi, diciamo, mi assumo tutte le responsabilità, però è giusto dover dire, diciamo, qual è lo status questionis, diciamo, del discorso. Per quanto invece riguarda l'osservazione, ecco, su Amedeo I di Savoia, a me, ecco, anche qua i motivi di spazio, mi sarebbe piaciuto mettere nel testo un riferimento ad Amedeo I di Savoia. Perché? Perché questi canali che io ho cercato di dettagliare, quando c'è l'omicidio, il tentato omicidio di Amedeo I di Savoia nel 72, nel luglio 72, sono estremamente attivi. Perché è chiaro che a quel punto all'Italia interessa molto la questione. Ed è interessante, certe volte la cosa cade anche nella farsa, perché c'è un rincorrersi di notizie, di confidenti che vengono sentiti da vari consoli, da figure che non si riescono bene a delineare chi siano, che cosa stiano facendo. Una confusione veramente impressionante di informazioni che viaggiano dalle due sponde del Mediterraneo, e là davvero si vede come nella minaccia internazionalista grande ruolo hanno avuto i confidenti, quello spazio di mobilitazione poliziesca di cui parlava la Diemons. Quindi sicuramente sarebbe stato interessante anche approfondire questo punto. Non modifica questi rapporti, li intensifica, assolutamente sì. Poi sono rapporti sempre molto altalenanti. Per esempio, sarebbe stato interessante anche una riflessione, una cosa che sto cercando anche di capire è quanto queste relazioni sono prodromiche rispetto alla conferenza antianarchica di Roma del 1898, dove siederanno Italia e Roma insieme, il Terfe, lo sono, non lo sono? C'è una continuità rispetto a quello, rispetto fino al 1898 c'è una continuità, si può pensare che forse questa conferenza antianarchica sia stata, non dico preparata insieme da Spagna e Italia, ma l'Italia abbia comunque usato questi canali per cercare un appoggio in una situazione estremamente fragile, perché lo sappiamo tutti, la conferenza antianarchica di Roma nasce morta, nel senso, era nata morta. Infatti la delegazione russa se ne andò, credo, 3 giorni prima della conclusione. Non si arrivò neanche a una definizione di che cosa è l'anarchia, figuriamoci se si poteva pensare di stipulare i trattati. Però sarebbe interessante guardarla, ecco, in questa prospettiva. Quindi io la ringrazio veramente molto per le sue suggestioni.
E lascio la parola ai miei colleghi, spero di non essermi allargato troppo. Saverio, posso aggiungere una cosa? Certo. Claudio, tu resti giustamente, come dire, problematico sulla mano nera. L'impressione che dai è di condividere, diciamo, l'interpretazione di Joseph Terness sul fatto che è una costruzione degli apparati repressivi. Però, diciamo, nel testo è un po' criptico, volevo che almeno che confermassi questa mia impressione. Assolutamente, assolutamente. Sì. Che poi io la penso anche un po' come pensava Claudia Genelidia, nel senso, è anche possibile che sia esistito un gruppo che si chiamava Mano Negra. Nella miriade di gruppi, gruppetti e gruppuscoli che ci sono nell'Andalusia della fine degli anni Ottanta e dell'Ottocento, è anche possibile. Ma sicuramente, anche guardando alla documentazione che ho consultato proveniente dalla Guardia Civile negli archivi militari di Segovia, di Segovia e di Madrid più che altro, beh, si vede che il nome Mano Negra viene usato praticamente per fare piazza pulita, per disarticolare l'associazionismo operaio. Poiché era o no Mano Negra, contava ben poco, ecco. È una costruzione che può anche nascere da un documento, davvero il regolamento, quello famoso su cui la Lidia pubblicò l'articolo nel 68. Può anche essere, può anche darsi che uno di questi gruppi si chiamasse Mano Negra, ma sicuramente non era la vasta associazione ramificata, strutturata, questa sorta di enorme piombra che viene disegnata dagli apparati repressivi, ovviamente per ovvie ragioni di legittimazione dell'azione repressiva. Insomma, questo è chiaro. Voleva dire qualcosa Edoardo? Sì, diciamo, per quel che riguarda il problema, no, di esplicitare le fonti, esplicitare, no, anche l'apparato, diciamo, bibliografico e archivistico, probabilmente non sono riuscito io a regolarmi con le indicazioni che per la stesura dei panel, dei paper. Cerco di rimediare ora. Le fonti, gli archivi in cui ho reperito le fonti che sono alla base del paper sono fondamentalmente due. Si tratta del Fondo Ufficio Spagna, presente presso il Ministero dell'Archivio, l'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, i documenti presenti anche presso l'archivio dell'Esercito, perché sono stati versati anche lì delle copie, in particolar modo dei diari storici delle unità che hanno combattuto nella Guerra Civile Spagnola in Spagna, del Corpo Truppe Volontarie, e per quel che riguarda soprattutto la parte della vigilanza in Italia riguardo possibili contagi e altro, ci sono documenti molto interessanti presso l'Archivio Centrale di Stato, nei vari fondi, nelle stesse carte della Segreteria Particolare del Duce e anche nei vari documenti, nelle varie annate e documenti della Polizia Politica, del Ministero della serie Pol Pol, del Ministero dell'Interno e altri fondi. Ma devo dire soprattutto però l'archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, sono oltre 1500 buste di documenti, casse di documenti, buste di documenti, ovviamente si rivela essere probabilmente un archivio imprescindibile se si vuole approfondire qualunque tematica legata all'intervento dell'Italia fascista in Spagna. Il discorso di dare i numeri riguardo alla repressione è molto problematico. Senso, tra l'altro, io mi sarebbe piaciuto di quei, se non ricordo male, sono 12 i nomi elencati in quella lista di 23 prigionieri da rimpatriare. A me sarebbe piaciuto andare all'Archivio Centrale di Stato, presso il casellario politico, per provare a ripercorrere le vicende di tutti e 12. Il problema purtroppo è che, come sappiamo, in questi ultimi mesi l'accesso agli archivi è pressoché impossibile. Era una cosa che mi ero prefissato di fare per preparare il paper, ma purtroppo non è stato possibile farlo. Per quello che ho visto, però, quantificare numericamente quanti siano i prigionieri, gli antifascisti italiani che sono stati fucilati da parte del Corpo Truppe Volontarie e dai soldati italiani, è estremamente complicato, perché l'impressione che ho avuto anche consultando appunto i diari storici delle unità del Corpo Truppe Volontarie, non se ne parla.
Cioè, molto semplicemente, anche a livello dei comandi e degli ordini dati ai soldati, degli ordini del giorno letti ai soldati, non se ne fa riferimento. I vari generali e comandanti parlano del comportamento da tenere nei confronti dei prigionieri in 2 o 3 occasioni durante tutto il periodo in cui il corpo truppe volontari è presente in Spagna, senza mai fare riferimento agli italiani. Nelle oltre 800 sentenze del Tribunale del Corpo Truppe Volontarie non si fa mai riferimento a procedimenti avviati per crimini commessi ai danni di prigionieri. C'è un solo caso in cui c'è un legionario che poco dopo la conquista di Malaga, mentre si sta cenando davanti al fuoco, millanta in realtà di aver fatto prigioniera una miliziana spagnola e di averla torturata prima di ucciderla. I suoi commilitoni lo denunciano alle autorità del corpo truppe volontarie, viene processato e questo ammette che in realtà non aveva commesso quell'atto, ma stava cercando di vantarsi. Sembra fatto che risulta che effettivamente non lo abbia commesso, anche perché il soldato non era ancora proprio arrivato in Spagna nel momento in cui lui diceva di aver commesso l'atto. Qui i documenti che ci aiutano, che possono provare magari ad aiutarci a dare un minimo di dimensione numerica, per quanto poi no, ovviamente, sono le relazioni della censura, però anche qui le relazioni della censura spesso non riportano l'intera lettera o tutte le lettere in cui si parla, no, di fucilazioni sommarie. La cosa che però emerge, almeno da quegli stralci che vengono riportati, è come queste fucilazioni avvenissero proprio sul campo di battaglia, nel senso dove neanche venissero prima presi e condotti magari, no, a un campo di smistamento e lì fucilati. Sembra veramente quasi come se il comportamento attuato fosse quello di una vera e propria faida, vero, no? La fucilazione era immediata, come se non ci fosse neanche possibilità di dare quartiere, e questo almeno sembrerebbe potersi confermare dal fatto che, appunto, quando poi nel 1939 c'è da, appunto, no, fondamentalmente chiudere anche quindi quelle prigioni e quei centri di detenzione del corpo truppe volontarie, il numero di prigionieri che deve essere rimpatriato è di 23. È un numero ovviamente molto esiguo, perché in realtà abbiamo detto, stimiamo, no, su circa 3.000, 3.200, 3.300, no, i combattenti antifascisti che hanno lottato per la Seconda Repubblica Spagnola. Questi poi bisognerebbe vedere quanti si sono già allontanati dalla Spagna magari durante il corso dei 3 anni, quanti sono riusciti a scappare in Francia. Cioè, adesso, tante così le cose, per quelle che sono i documenti che sono riuscito a vedere, la stima è una stima che di per sé può essere molto ampia, si può andare dalle decine di uomini fino a magari a qualche centinaio, però anche qui sono stime molto, no, molto labili, che è sicuramente un problema questo, no? Cercare di quantificare. Forse si potrebbe valere la pena provare a effettuare un tentativo del genere partendo dalle fonti degli antifascisti. Magari consultare i diari o i documenti magari delle brigate internazionali o delle unità in cui hanno combattuto gli italiani antifascisti, forse potrebbe permettere di provare a dare un minimo di a gettare un po' più di luce riguardo questo aspetto della guerra civile spagnola. Ho detto grazie, ma era il microfono spento. Ok, allora cerco di replicare anch'io alle osservazioni, cerco di essere rapido perché ho visto che ci sono anche delle domande prenotate. Ma per quanto riguarda il termine di protettorato, sono d'accordo, diciamo, non è il termine che avrei dovuto utilizzare, sarebbe stato meglio chiarirmi di più. E volevo anche sottolineare che questo senso di superiorità dell'Italia nei confronti della Spagna non è evidente soltanto in campo fascista, ma anche in campo repubblicano. C'è una specie di paternalismo per la quale i tecnici italiani sono i più bravi. Sembra a parte che vadano a insegnare agli spagnoli come fare il loro lavoro. Questo chiaramente provoca delle reazioni anche dure. Si vede fra gli anarchici, c'è la palese antipatia di García Rivé nelle sue memorie verso Berneri.
e ha delle ripercussioni anche dopo i fatti di maggio, cioè con, diciamo, c'è un'ondata anti-italiana, molti italiani che lavoravano nelle strutture, diciamo, del governo autonomo catalano vengono esautorati, vengono cacciati e sono costretti a nascondersi. La CNT non li aiuta affatto. Alla fine è la moglie di Angela Angeloni, la moglie di Angel, il primo comandante della colonna italiana, che fornisce per esempio Ernesto Bonomini un passaporto Nansen per tornare in Francia, perché sennò lui era intrappolato a Barcellona, era costretto a nascondersi. C'è un rifiuto nei confronti degli italiani dopo il maggio del 37, che riguarda anche l'ambiente anarchico. Ne abbiamo parlato sia 2 anni fa ai cantieri, sia anche in un congresso in cui io e Edoardo siamo andati la settimana scorsa. Era proprio uno degli argomenti del mio intervento. Per quanto riguarda Santorre Vezzari, è una figura importantissima, assolutamente da approfondire. Io lo sto approfondendo perché sto scrivendo un articolo sui documenti del consolato italiano di Barcellona che Carlo Bossi abbandona all'interno dell'edificio consolare e che vengono rivenuti da Francesco Barbieri, che li utilizza. Una parte li fornisce a Berneri, che scrive il saggio Mussolini alla conquista delle Baleari, in cui si fa un tentativo di svelare le mire coloniali mussoliniane a Mallorca. Dall'altra vengono utilizzati per dare la caccia alle spie fasciste a Barcellona, si ottengono anche dei successi. Poco manca che cada nella rete anche Luigi Morini, che è uno dei più importanti confidenti proprio di Vezzari, e che nelle lettere che manda a Vezzari adombra anche un suo ruolo nelle provocazioni che hanno portato ai fatti di maggio, perché sia sia gli infiltrati italiani, sia quelli catalani accusavano direttamente o indirettamente Franco nelle loro lettere, nelle loro memorie, di non aver approfittato della loro opera di provocazione che ha portato ai fatti di maggio per attaccare militarmente la Catalogna. Questo è un tema molto ricorrente. E sappiamo molte informazioni su Vezzari, perché Vezzari nel 1941 è stato arrestato dal SIM, da Sant'Emanuele, che l'accusava di aver passato documenti alla Francia. Dietro questa, ovviamente non era vero, tanto è vero che è stato deferito al Tribunale Speciale e poi assolto. Io ipotizzo che dietro questo arresto ci sia una lotta di potere, perché Santorre Vezzari faceva riferimento a Marcello Petacci, al fratello di Garetta, che era molto potente e molto mal visto fra le gerarchie fasciste, mentre Sant'Emanuele faceva riferimento a Galeazzo Ciano, e fra Galeazzo Ciano e Marcello Petacci c'è stata una rivalità che è durata anni, è stata una rivalità veramente feroce. Però grazie a questo arresto noi siamo in possesso di documentazione prodotta da Santorre Vezzari per giustificare la sua azione in Spagna, che va affiancata a quella che poi lui ha prodotto per difendersi dall'accusa di essere un agente fascista dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda il clero, è vero, è un argomento di cui non sono esperto, però avrei comunque dovuto citare l'attività di Bossi per l'evacuazione dei prelati dal territorio repubblicano. E l'ultimo punto, mi sembra, l'ultimo appunto riguardava Josep Dencausse e il nazionalismo catalano. Josep Dencausse nel 1934, lui all'epoca è consigliere degli interni del governo autonomo catalano, quindi è in un governo, diciamo, di sinistra che si contrappone al governo di destra che c'è a Madrid. Lui va personalmente a colloquio col vice console italiano Alessandro Maglieroni, che fra l'altro lavorava anche per lo spionaggio italiano, e fa aperta professione di fede fascista. Lui si dichiara fascista e cerca la collaborazione del console. Dice che il suo obiettivo è una Catalogna indipendente e retta da un governo simile a quello italiano. Lui viene evacuato, gli anarchici danno la caccia dopo il 19 luglio, viene evacuato dalla nave Tevere a Genova, subisce un primo arresto, poi alcune fonti, Alexander Payne, non è sicuro che sia avvenuto veramente, parlano addirittura di un suo colloquio con Ciano. Di sicuro lui si trasferisce in Francia e entra al servizio del SIFNE, il servizio informazioni della frontiera nord-est di Spagna, servizio segreto franchista gestito da separatisti catalani della Lega. E è importante questo SIFNE perché collabora con i fascisti francesi dell'Otern, collabora con i servizi segreti di Franco. Addirittura il comandante Troncoso, il famoso comandante Troncoso, poi che è stato arrestato in Francia per la vicenda del sottomarino, tentativo di sequestrare il sottomarino C2 repubblicano, e riceve e ritrasmette da Nicolas Franco e ritrasmette al comandante del SIFNE l'ordine il 19 aprile del 1937, l'ordine trasmesso agli uomini di Estat Català di entrare in azione alle frontiere e a Barcellona
per causare dei disordini. È interessante notare che solo 10 giorni dopo, il 27 aprile, ci sono gli incidenti di Pulcerdà, dove viene ucciso Antonio Martínez Escudero, il cosiddetto Coco de Malaga, che viene ucciso in un'imboscata alla quale partecipano anche elementi di Stato Català. Mentre il 2 maggio del 1937, cioè il giorno prima dell'inizio ufficiale degli scontri, dell'assalto alla telefonica, ci sono degli scontri in Carré del Pi a Barcellona, in cui alcuni elementi di Stato Català aprono il fuoco senza motivo contro gli anarchici, fanno anche una vittima. Quindi c'è una corrispondenza tra gli ordini trasmessi da Franco a Estat Català e le provocazioni che, insieme in un contesto diciamo di tensione, portano poi ai fatti di maggio. Cioè, diciamo, secondo me, nei fatti di maggio, fermo restando il ruolo dei comunisti, il ruolo dell'assalto alla telefonica, c'è un concorso di agenti franchisti e fascisti che contribuiscono ad approfondire quelle linee di faglia e a scatenare quelle tensioni e gli incidenti che poi danno fuoco, diciamo, alla miccia. In questo caso sarebbe molto interessante andare agli archivi militari di Avila, dove è conservata la documentazione del SIFNE. Sembra che ci siano anche le liste dei confidenti di estate dei separatisti catalani che lavoravano per Franco. Io ho chiesto infatti anche un piccolo finanziamento alla Cisco, che mi è stato accordato, per un periodo di ricerca proprio in questi archivi militari di Avila, dove spero di trovare documentazione che potrei, diciamo, mettere a confronto sia quella con quella del consolato italiano Vezzari, di cui sono già in possesso, che ho trovato all'archivio centrale dello Stato, sia con la documentazione francese sulla crociera Ruiz, che è molto 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 copiosa, che di cui sono anche in possesso perché ho trovato a Parigi. Quindi questa è la direzione delle mie ricerche future. Io avrei terminato, se ci sono altre contro. Ma io intanto grazie Saverio. C'era Fulvio Cammarano prima che cercava di collegarsi, e quindi volevo chiedere a Deborah o all'altro collega che coordina il panel se era un problema. No, va benissimo. Andrea lo... Io gli ho già inviato la richiesta di attivare l'audio, poi di suo avrei delle domande anche io, ma dopo il professore... Ho visto che Andrea Azzarelli è prenotato per delle domande, quindi... Sì, sono io Andrea Azzarelli, ma insomma, se prima, non so, professor Cammarano, sto chiedendo di attivare l'audio, ma non lo attiva. Vediamo, faccio le mie domande, poi dopo magari lo rendo coorganizzatore così che possa autonomamente intervenire. Io ho 3 domandine principalmente per Claudio Grasso, anche perché mi occupo sostanzialmente dello stesso periodo, come lui sa. Allora, ma un nodo che tu dici è appunto che la storiografia sulla repressione internazionale, le polizie internazionali, eccetera, eccetera, è molto limitata. Questo non è falso, però c'è una grossa storiografia, soprattutto negli ultimi anni, sulla polizia italiana o sulla polizia spagnola, sulla eccetera, eccetera. Quindi la prima domanda che ti faccio è: qual è il legame tra quanto accade nella modernizzazione, professionalizzazione, polizia scientifica, eccetera, eccetera, tra quanto accade nella polizia italiana interamente all'Italia e quanto accade all'estero? Perché uno dei nodi che tu hai detto è: i migliori poliziotti vengono inviati all'estero. Allora, come fanno a scegliere? Quali sono i criteri di scelta? Cosa hanno fatto prima? E una volta che arrivano all'estero, quanto questo li legittima per un ritorno in patria, per una carriera migliore? Questa è la prima domanda. La seconda domanda: quanto questa attività all'estero legittima la polizia italiana rispetto ad altri corpi di controllo del territorio che esistono in Italia, come possono essere i carabinieri, come può essere anche l'esercito, che comunque si occupa anche di tutto questo, eccetera. Perché? Perché pone un problema, diciamo, generale, non indifferente il fatto che una polizia intervenga all'estero. Di suo la polizia è per antonomasia l'istituzione che garantisce uno Stato. Invece qua abbiamo una polizia che interviene all'estero e che tramite l'estero si legittima. Quindi quanto lo usa come strumento di legittimazione per l'interno? La terza domanda che ti faccio: esiste anche una storiografia sulle polizie internazionali del periodo precedente, nel periodo preunitario, la polizia della restaurazione, pensa, non so, Laura Di Fiore, Laura Lucrezio Monticelli, eccetera, eccetera, sulle polizie transnazionali dell'epoca della restaurazione, come quello che tu fai gioca con quanto loro costruiscono. E l'ultima osservazione: i poliziotti all'estero però non fanno solo repressione. È uno dei nodi la repressione.
dei tantissimi impegni che hanno. Cioè, molto spesso sono dei mediatori per la popolazione italiana. Anche l'esistenza stessa dei confidenti suggerisce che esiste una rete fluida, ambigua, dove ci sono anche degli anarchici, ovviamente, principalmente, che sono all'interno del gruppo dei confidenti, in cui si entra e si esce grazie alla mediazione. Quindi non esiste solo la repressione. Quindi come si entra nella rete repressiva, come si entra in quella della mediazione, quanto i vari ruoli che sono assegnati ai poliziotti giocano tutti insieme nel complesso, nella costruzione dell'immagine della polizia italiana all'estero. Perché se guardiamo solo alla repressione, certo, può essere l'ambito primario del nostro interesse, ma se guardiamo solo alla repressione non ci rendiamo conto di tutto il resto che fanno. Proteggono gli emigrati, eccetera, eccetera, eccetera. Erano queste tre osservazioni. Posso rispondere subito o volete fare un giro di domande come preferite? Allora, io ho reso coorganizzatore professor Cammarano, quindi se ci sente ed è qui e vuole intervenire può autonomamente attivare il suo audio e il suo video e intervenire in qualsiasi momento. Posso rispondere quindi? No? Certo, va per me sì. Ok. E beh, tu Andrea, metti, noi ci diamo del tutto, ci conosciamo da tanto tempo, metti sul campo, come dire, questioni che meriterebbero un testo a parte, cioè un intervento a parte soltanto su questo, e forse neanche sarebbe sufficiente, perché sì, assolutamente, anzi negli ultimi anni, e tu l'hai messo bene in chiaro in un articolo, gli studi sulle polizie hanno cominciato ad avere un certo risveglio. Pensiamo per esempio all'ultimo testo che ha fatto Vittorio Coco sulle polizie speciali durante il fascismo. C'è un certo risveglio. Io più che altro ho notato, magari l'ho notato io, più che altro sulle relazioni tra le polizie per quanto riguarda l'affare internazionale, per quanto riguarda la repressione della prima internazionale e della cosiddetta deriva terroristica anarchica, la cosiddetta propaganda del fatto. Là mi sembra, almeno da quello che ho potuto vedere io, che ci sia, a parte i testi che ho già elencato, ci sia forse da scavare maggiormente. Ecco, quindi più sulle relazioni tra le polizie in funzione anti-internazionalista, in funzione anti-anarchica. Quindi questo, diciamo, per quanto riguarda il legame, per quanto riguarda la modernizzazione, sì, gli spagnoli hanno un grosso problema con l'Italia, cioè loro ammirano tantissimo, ho accennato nel testo, il livello della polizia italiana e come soprattutto la polizia italiana riesce a mettersi in connessione con la polizia francese, per esempio, con la polizia russa, no? C'è la figura su Zernicoli, su cui ho scritto un articolo, tu conosci molto bene, in cui c'è questo discorso di riuscire a mettersi in coordinamento con i russi, con la polizia russa in Francia. C'è un documento molto bello di un diplomatico spagnolo che scrive a Canovas del Castillo, che in quel momento è il premier, che dice perché noi non riusciamo a fare lo stesso? Abbiamo visto che i francesi riescono a mettersi d'accordo con gli italiani, che riescono a mettersi d'accordo con i russi, perché noi non riusciamo a fare lo stesso? E quindi sì, gli spagnoli vivono questo problema. Perché? Perché la polizia spagnola è afflitta, almeno per tutto l'Ottocento, da quello che viene chiamato problema policial, cioè non riuscire a creare dei apparati di polizia civile, non quindi guardia civile, ma apparati di polizia civile che possano funzionare, che riescano ad avere un livello di modernizzazione. E in questo senso, assolutamente, la polizia italiana, soprattutto con questo servizio che riesce a fare all'estero, è, diciamo, rispettata sotto questo punto di vista, ma proprio per la funzione che dici tu, perché non si limitano alla repressione, ma riescono anche a curare un livello di rapporti diplomatici, fondamentalmente, perché poi sappiamo che la diplomazia non si fa soltanto nelle stanze delle ambasciate o dei consolati, no, chiaramente. Riescono assolutamente a svolgere anche un servizio, come dire, di mediazione anche. In questo sarebbe molto interessante. Credo che, per esempio, Laura Di Fiore l'abbia fatto per l'epoca borbonica, questo lavoro sui consolati, sulle rappresentanze diplomatiche. Non vorrei prendere errore, sto andando a memoria.
sulle funzioni che i consolati, il collega Saverio prima stava mettendo secondo me molto bene in luce come i consolati riescono anche a svolgere delle belle, proprio mi sembra opere di sabotaggio, non so se ho capito bene, cioè, e questo sono secondo me esatto patrocinio ad attività patrocinio diplomatico, copertura diplomatica in un periodo in cui la Mussolini riconosce ancora la Repubblica Spagnola, quindi il console a tutti gli effetti è, diciamo, inviolabile. Sì, i consoli e le ambasciate, diciamo, in questa quella che chiama Jensen the Battle Against Anarchist Terrorism, svolgono un ruolo che è veramente, che va molto oltre la repressione e che forse, secondo me, meriterebbe qualche approfondimento supplementare. Io ho cercato di rispondere alla maniera più sintetica, più di così non posso. Professor Camarano mi scrive, innanzitutto grazie Claudio, professor Camarano mi scrive che ha dei problemi con il microfono, quindi gli ho scritto di scrivere in chat a me o a qualcuno di voi le osservazioni e domande. Adesso vediamo se... Io volevo introdurre una questione che al volo proprio che mi è venuta in mente sentendo le parole di Claudio, che è credo che si sapesse già, però ho trovato la documentazione. La Repubblica Spagnola aveva progettato di riaprire l'ambasciata a Madrid e il consolato a Barcellona, però con personale italiano antifascista, e il consolato di Barcellona doveva essere gestito da Gaele Franchini, dalla moglie di Mario Angeloni, morto nella battaglia di Montepelato. Questo progetto poi è naufragato dopo i fatti di maggio, però è un progetto che ha avuto una sua importanza, tant'è che poi Gaele Franchini è riuscita a svolgere un'opera di mediazione e di aiuto agli italiani che erano rimasti in Spagna e che volevano tornare in Francia, mentre una parte della documentazione rinvenuta nel consolato è stata inviata a Ginevra, alla Società delle Nazioni, per denunciare sempre le mire coloniali italiane nelle Baleari, sperando così di attirare l'attenzione della Francia e del Regno Unito, che erano sempre molto sensibili a un'eventuale alterazione dell'equilibrio navale nel Mediterraneo, ovviamente senza successo. Sì, perché aggiungo solo questo, davvero taccio. Molto spesso permettono, almeno come ho potuto vedere io per gli anni presi in considerazione, di scavalcare i ministeri, cioè permettono di avere accesso diretto alle autorità locali di polizia, per esempio, scavalcando i vari ministeri, scavalcando i vari livelli. Cioè l'ambasciatore spagnolo si mette direttamente, va a parlare alla questura di Firenze, non passa per il ministero degli esteri, non passa per il ministero degli interni, va direttamente al questore, tranquillamente e serenamente. E questo, come diceva Andrea, effettivamente è qualcosa che va un po' oltre la repressione. E per questo dico, è una cosa secondo me che andrebbe forse più messa a tema, non lo so. Segnalo, intervengo liberamente perché ho visto che la cosa è molto così, segnalo che Andrea Podini, che Claudio tu hai conosciuto credo, che adesso sta facendo dottorato a Trieste, lui sta studiando anche l'operato dei consoli italiani a Marsiglia e viceversa dei francesi in Italia. Credo stia scrivendo un articolo sulla polizia italiana in Portogallo in epoca liberale. Quindi dico che magari segnate. Adesso vediamo se riesce a in qualche modo a recuperare quanto voleva dire il professor Camarano. Ok, allora il professor Camarano scrive: grazie, ho imparato molto, non ho però domande da fare. Quindi... Io volevo giusto ricollegarmi a una cosa che avevamo detto prima, no? Riguardo l'ostilità e il risentimento nei confronti, no? Del corpo truppe volontarie, che c'è in qualche modo sì, gli uomini del corpo truppe volontarie e gli ufficiali sono sì alleati, però sono alleati che molto spesso si pongono in maniera tale da risultare abbastanza indigesti, no? Appunto l'espressione che era stata usata, no? Di paternalismo, probabilmente la più indicata, no? C'è la tendenza da parte delle autorità italiane a comportarsi come se loro dovessero arrivare e spiegare ai generali franchisti come si facesse la guerra in epoca moderna, quale fosse il modo migliore di sfruttare gli armamenti moderni che stavano venendo inviati dall'Italia. E questa tensione è una tensione che si ripercuote anche fra le truppe.
E poi abbiamo noi il caso particolare, no, delle brigate miste del Corpo Truppe Volontari, in cui ci sono gli ufficiali e sottufficiali italiani, sottufficiali anche spagnoli, e soldati semplici, che sono sia italiani che spagnoli, in cui comunque queste tensioni emergono, e emergono anche, ripeto, qui ancora preziose, cioè il Tribunale del Corpo Truppe Volontari. Ci sono molti procedimenti che sono procedimenti riguardanti risse, aggressioni che si verificano fra soldati italiani e soldati spagnoli. Ci sono casi di legionari italiani che prendono male il fatto di essere stati allontanati per via della loro ubriachezza da una taverna e aspettano il passaggio della ronda della Guardia Civile per lanciargli una bomba a mano contro. E ci sono casi in cui ci sono feriti, morti. C'è un fatto, proprio visto che si nominava prima l'archivio di Avila, c'è un incartamento all'archivio di Avila che però è segretato, non ci si può accedere, dove si fa riferimento proprio a degli scontri che si sono verificati fra uomini del Corpo Truppe Volontari e soldati spagnoli a Saragozza nell'ottobre del 38, se non ricordo male. E anche qui è un aspetto anche questo particolare. In dialogo con la morte di Arthur Koestler, cioè lui in carcere a Siviglia ha come compagno di prigionia un ufficiale italiano che è stato arrestato un ufficiale fascista che è stato arrestato dalle autorità franchiste. Lui ci diventa, diciamo, amico. È molto interessante. Non so se l'avete letto. Mi dispiace intervenire per fare, insomma, assumendo questo ruolo, ma dobbiamo chiudere, quindi vi lascio chiudere. Io non l'ho fatto prima, vorrei ringraziare naturalmente la Cisco, gli organizzatori, i tecnici, i colleghi, tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo evento. Bene, vi ringrazio tutti anch'io, vi saluto e alla prossima. Alla prossima. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti. Ciao a tutti.